Buon salve miei cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Mamma mamma mao. Ieri abbiamo visto un pochettino col professor Binns tutta quella noia, mamma mao, e non ce la possiamo fare più, ma oggi ragazzi, oggi torniamo a parlare con Dancanossa. Ah, che a quanto pare è un personaggio che conosce Pix. Conosce Pix, ha sempre a che fare con Pix, è un prefetto a quanto pare, ma io, cioè, nel senso, non c'è tanto da, oh mio Dio, dobbiamo andare a conoscere Pix, a cercare Pix, a trovare Pix, ho sbagliato a premere i tasti, perché, cioè, ci vuole tanto, andiamo qui, ho trovato Pix, fatto, cioè, nel senso, sono anni che sta qui Pix, anni, anni, completamente anni, è il primo anno che sta lì Pix, o no, o meglio, al primo anno non c'era perché non l'avevano ancora inserito, però, che cavolo. Ragazzi, andiamo a parlare con Dancanossa. Se c'è anche Bill. Ah, ecco che. Okay. Ah no, ma Bill ci può essere, perché Bill era un prefetto. Bill ci può essere, scusate. Quello è Charlie. Bill e Charlie. Aspettate. Bill e Charlie erano prefetti barra caposcuola? Non mi ricordo, sapete? Potrebbe essere. Cioè, Bill sì, Bill sì, lo so. Charlie. Non mi ricordo, boh, andiamo a vedere. Ragazzi, voi lo sapete meglio di me, ma sono quasi sicuro che sia così, perché mi ricordo aver letto che la signora Weasley diceva: "Oh, che bello tutti loro, sì, voi no, maledetti Gifred e George", cose così. Pensi che qualcuno trovi strano il fatto che tre di noi vanno sempre nel bagno dei prefetti insieme? Sai, pensi che qualcuno abbia contato tutte le volte in cui siamo venuti qui? Va bene, c'è qualcuno è pazzo perché. Non lo so, forse. E poi veniamo qui solo quando dobbiamo parlare con Dancanossa. Ah, ma aspetta, ora mi ricordo, Dancanossa è il fantasma! È un fantasma Dancanossa, come fai a dimenticarselo? Proprio così. Ultimamente siamo venuti qui almeno tre volte e chi se ne frega, andiamo al cesso. Cavolo, poi voi eravate già dentro e sono arrivato dopo, quindi cioè, vabbè. Allora, sei tu che conti le volte, eh? Maledetto. Vedi, in pratica è una tradizione. Sarebbe più strano se non venissimo qui insieme a cercare Duncan. Sì, vabbè, non è che abbiamo fatto tante volte. Cioè, l'ultima volta è successo 20 anni fa, grazie agli sviluppatori. E comunque, siamo tutti perfetti. È il nostro bagno. Che cavolo, ci scappa la pipì sincronizzata. Come le donne vanno sempre in bagno insieme e noi siamo le nuove donne di Hogwarts. Tipo, non era una cosa molto bella questa, però vabbè. Qui forse ci ha votato lui. Non lo so. Gli studenti fanno discorsi assurdi qui. Quando sarete morti, lo capirete. Salve Duncan, bentornato! Duncan, ti stavamo cercando! Mi mancano i giorni in cui nessuno mi cercava! Cosa volete questa volta? Dobbiamo trovare Pix, che è al piano di sopra, come vi ho dimostrato prima. Infatti, avete controllato nella torre est o nell'aula di Beans? Duncan prima ci odiava per qualche motivo che non mi ricordo, spero che voi me lo possiate ricordare perché io la memoria purtroppo non è che non sappiamo dove cercarlo, è solo che ora non vuole farsi trovare. È nella torre est, l'abbiamo visto prima. Perché no? Non diciamo anche a lui queste cose, dai. L'ultima volta che ho trovato Pix ha detto che non si fidava di nessuno della mia famiglia. Vabbè, d'accordo, ma forse è solo perché non voleva darci quel quadro o cose così, non lo so. Pix e io abbiamo un po' di cose in comune. Ah sì? Sei anche te un burlone maledetto? È importante, Duncan. Pix ha con sé un ritratto che ci serve per spezzare la maledizione. Ma certo, diciamolo a cani e porci ancora, che noi stiamo facendo una cosa che non dobbiamo fare. E che cavolo! L'ultima volta volevi la mappa del malandrino da Pix, ora un ritratto. Ci credo che ti evita. Lo so, siamo un po' così. Il barone sanguinario mi aveva detto che tu eri l'unico amico di Pix nel castello. Saprai dove si nasconde. Spesso è nella torre di astronomia, ma non lo definirei nascondersi.
Se fossi Pix, dove ti nasconderesti? Prova a darmi una risposta e forse ti aiuterò. Allora, nella stanza dei manufatti, non credo, perché ormai ci stiamo tutti i giorni in quella stanza, quindi direi di no. Sarei in bella vista? Sarei Pix, quindi non mi nasconderei, quindi farei casini tutto il giorno, potrei essere. Mi nasconderei con te? Questo è lecchinaggio puro, quindi se fossi un mio vecchio amico, mi nasconderei con te. Boom! Risposta discreta. Ma guarda con quanta facilità mi hai trovato. Pix sceglierebbe un posto migliore per nascondersi. Che cazzo, dovevo fare? Ah, vabbè, non c'era una scelta migliore, effettivamente. Ora ti aiuterò, ma prima devi fare qualcosa per me. Sempre qualcosa per qualcos'altro in questo mondo. Se ha a che fare con i draghi, conta su di me. No. Voglio che Rocky mi parli del fatto di essere uno spezza incantesimi. Ho sempre sognato di farlo. Cosa c'è da raccontare? Mi trovo davanti a dei pericoli mortali e sono costretto a superarli perché Silente dice sempre: non fare nulla, ci penso io, ma non fa un cazzo. La replica è arrivata per farlo lei, me lo fa fare a noi. E che cavolo? Purtroppo sono morto prima. Mamma mia! Ma certo, ti dirò tutto ciò che vuoi sapere sull'argomento. Tanto l'energia ce l'ho aiuta, no? Ce l'ho gratis. Pure 8 ore, ragazzi, 8 ore, cioè veramente. Facciamo quel che vogliamo, perché tanto qua non si può fare altro. Non si può fare altro, i sviluppatori sono maledetti. Il pericolo non mi ha mai tolto la voglia di diventare uno spezza incantesimi. Poi ogni tanto io mi dimentico le voci. Se non stai attento, finirai per essere ucciso anche tu. Sì, però speriamo di no, che cavolo. A volte dimentico che Duncan aveva gli obiettivi, proprio come noi. Sì, chiunque ce li aveva, presumo. So che ce l'hai ancora con mio fratello, ma voglio che Jacob sia orgoglioso. Lui ce l'aveva con il nostro fratello, ma perché? Rocky ha duellato con un cavaliere di ghiaccio per spezzare la maledizione. Sì, siamo dei grandi, siamo supersonici. Questo credo che la. Ah, aspetta! Perché gli aveva fatto qualcosa? Non mi ricordo. È stato difficile spezzare la maledizione del sonnambulismo? Sì, più o meno. Easy peasy. Il pericolo non mi ha mai tolto la voglia di diventare uno spezza incantesimi. Questo, se non erro, l'abbiamo già letto. Questo non l'abbiamo letto, però vabbè, sì, può essere, ma si fa bene a parlare. A volte. Ok, questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Le sorti dei suoi enti dipendono da te. Hai una grande responsabilità, sì. Medio, 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 medio. Ma ragazzi, tutto questo lo farò off camera perché ho finito l'energia e non ho più energia da fare, ma se c'è qualcosa di nuovo ve lo leggerò io appena torno. Ed eccoci tornati, mamma mamma mamma, dopo 5 stelline non c'è stato null'altro di interessante, ma torniamo a noi. Va bene, basta così. Le vostre avventure mi hanno fatto pensare a quanto avrei voluto vivere ancora per essere uno di voi. Non volevamo farti star male, Duncan. Presumo che ora non ci aiuterai più. No, lo farò. Posso organizzarvi un incontro con Pix? Sì, fra 20 anni probabilmente. Ne sono sicuro. Ne sono sicuro che succederà fra 40 capitoli. Se vi aiuto a spezzare la maledizione del ritratto, potrò considerarmi anch'io una specie di spezza incantesimi. E certo che lo sarai, ci hai aiutato a farlo, che cavolo, non è che uno spezza incantesimi deve per forza lanciare un incantesimo, che cavolo. Grazie Duncan! Vi faccio sapere quando e dove incontrare Pix. Ma non puoi portare troppa gente, Rocky. Sai che Pix non si fida di nessuno, Balboa. Ah, scusate, di nessun Balboa. E nemmeno io. Vabbè, però sei stronzo. Cioè, mi sembra che l'ultima volta abbiamo risolto sta cosa. Non c'è problema. Verrò da solo. Tanto quello è un fantasma, quell'altro è un poltergeist. Oddio, però il poltergeist può lanciarmi cose. Vabbè, lo scaccolo. Lo faccio scaccolare. C'è un piccolo problema. Quale problema? Pix non si mostrerà a te senza motivo. E non ti consegnerà il ritratto. Vabbè. Tra l'altro, guardate gli occhi fuori dalle orbite di sto fantasma. Cioè, veramente, c'ha delle occhiaie enormi, proprio enormi. Per attirare la sua attenzione, devi fare
fare qualcosa di grosso. Vi ricordate 5 video fa quando abbiamo iniziato questa avventura? O erano 4? No, erano 5. Che dobbiamo trovare Pix. E io dissi: basta fare casino. Ecco, basta fare casino. Devi fare qualcosa di grosso. Sono sinonimi. Fare qualcosa di grosso? Potresti essere più preciso? Basta fare casino. Esatto, dovrai far scoppiare il caos. In genere di caos si. Il genere di caos che intende Pix. Basta fare casino. Capito, sviluppatori? Basta fare casino. E che cavolo! Mamma, mamma, Mao. Mentre sono arrabbiatissimo con. Non volevo fare ciò, però. Siamo primi, top. Mentre ho. Ora è partita la musica, ora. Fa quel che cavolo vuole sto gioco. Ragazzi, mentre tutto questo è finito, io vi ricordo che ora nel prossimo video faremo un sacco di lezioni. La musica è già finita, cioè è stata proprio pochissima. Forse così riparte? Musica! E la mu, e la mu, e la musica, maestro? No. Quindi ragazzi, direi che ci vediamo nella prossima puntata di Ripeto Quest Mystery. Domani faremo un sacco di lezioni, sempre che non muoia prima. Deleterius e Cruna del Lago. Il capitolo 22 è arrivato, quindi non vi preoccupate che arriveranno anche altri nuovi video. Qui mancano 10 ore alla fine di questo orgoglio della casa che continua a non fare, anche se però ora, essendo che devo fare queste lezioni. E ne farò un pezzettino e vediamo un pochettino, magari riesco anche a vincere questa specie di tunica che fa veramente schifo, ma è brutta, 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 brutta. Ma è più carina di quella sempre verde che c'ha quel verdino smarcio che è tipo, grazie, ma no grazie. Direi che per oggi è tutto, mi raccomando di lasciare un bel mi piace qua sotto il video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi tutti i miei video alle 13 e a volte anche alle 14. Ragazzi, sto anche preparando una nuova avventura di un genere un pochettino diverso. Non vi dico nulla perché devo vedere un po' se riesco, eccetera, ma se è così come penso sarà un giocone molto molto carino. Direi che per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamma!